Si presenta a Palazzo del Carmine la carta dei doveri del genitore nello sport. Sì, è una straordinaria iniziativa da parte del Panathlon che riporta lo sport al suo ruolo importante nell'educazione dei figli, perché lo sport ha in sé dei valori straordinari quali il rispetto dell'avversario, la capacità di accettare una sconfitta, il migliorarsi nelle performance e nel carattere. Spesso i genitori prestano i figli perché nello sport possono avere soltanto dei successi, invece con questa carta si chiede ai genitori di condividere i valori essenziali dello sport e di far vivere lo sport come esperienza di maturazione dei propri figli, come esperienza ludica ma anche come esperienza di formazione del carattere. E in questo l'amministrazione si trova perfettamente in linea, impegnata com'è a creare rete tra le agenzie educative affinché i nostri figli possano avere un mondo di adulti che trasmetta in maniera coerente dei messaggi che parlino dei valori positivi dell'etica, in questo caso nello sport. Quando la famiglia diventa importante anche nello sport? Sì, è proprio da questo che si parte per dare ai ragazzi, infondere ai ragazzi quelli che sono i principi etici e di fair play pure per svolgere una corretta attività sportiva, e non soltanto dal punto di vista agonistico, ma soprattutto dal punto di vista personale, di soddisfazione personale e di crescita dei ragazzi. Lo sport diventa anche un momento veramente di crescita anche nella società civile. Sì, diventa un momento di crescita e purtroppo noi spesso vediamo che ancora, nonostante tutte le belle parole che si dicono, la violenza negli stadi non riesce a scemare. Abbiamo lavorato con i ragazzi dove abbiamo ottenuto delle cose interessanti, però abbiamo capito che bisogna lavorare nel genitore, perché non è possibile che durante una partita di calcio giovanile, mentre i ragazzi si comportano bene con ottimo fair play, a bordo campo i genitori litigano, oppure mentre c'è una partita sempre di calcio giovanile entra un genitore e picchia l'arbitro e a sua volta il ragazzo esce mortificato chiedendo scusa per il papà. Allora bisogna lavorare su questo qua. E noi daremo anche il decalogo, la carta dei doveri dei genitori dello sport a tutte le società. I genitori dovranno sottoscrivere questo decalogo, diversamente diremo loro possono allenare per conto loro i giovani, perché non è possibile continuare in questa maniera. E quindi ci vuole una terapia d'urto e la collaborazione, siamo prettamente convinti e ottimisti che così facendo otterremo qualcosa. Quali saranno le prossime iniziative in questa direzione? In questa direzione adesso, oggi è stato l'apice, la sottoscrizione con l'amministrazione comunale della carta dei doveri dei genitori nello sport. E adesso noi, proprio come diceva anche Nello Ambra, coinvolgeremo sicuramente tutte le federazioni sportive con la collaborazione del CONI e insieme all'ufficio scolastico provinciale chiederemo la collaborazione dell'ufficio scolastico provinciale per divulgare e, come diceva Nello, anche fare sottoscrivere questi 10 punti fondamentali nell'educazione dei ragazzi ai genitori.